pomeriggio di autunno inoltrato del 2009 a Milano. Sto cercando di leggere un libro ma non ci riesco, perché la cera della candela continua a cadere sulle pagine. Alle 4 la casa è già buia e non posso fare altro che mettermi in ascolto di me stessa. Non potrò mai dimenticare quel periodo, quello in cui ho deciso di vivere per un anno intero con il contatore staccato. Niente frigo, niente cellulari, niente luce elettrica. Quella decisione, che anche i miei amici più cari all'epoca giudicarono un po' folle ed estrema, invece mi ha insegnato moltissimo. Per esempio, quanto la luce sia cruciale per poter star bene con noi stessi e con gli altri. Questa consapevolezza mi torna alla mente anche oggi, più di 10 anni dopo, quando mi trovo nel sud della Svezia dove ho scelto di trasferirmi. Durante le giornate invernali mi capita spesso di sentire la mancanza della luce naturale, quella del sole. Questa parte della Svezia non è buia come il nord, ma capite bene che per una siciliana si tratta di un salto notevole. In ogni caso, a chiunque può succedere di ritrovarsi a vivere senza luce naturale in casa per un periodo. Penso ad esempio a quei palazzi di cui devono rifare la facciata, tutti impacchettati con le impalcature altissime. Oppure a chi vive in una strada stretta con una costruzione alta proprio davanti. Beh, si può sempre decidere di andare a fare una passeggiata fuori, ma cosa succede quando è un paese intero a dover vivere senza la luce naturale? Immaginiamolo. Un paese in cui le terrazze, le strade, le piazze sono perennemente in ombra. Sembra uno scenario da favola dark, ma anche una situazione come questa può trasformarsi in un'occasione davvero unica. Da sempre l'essere umano lascia tracce sul pianeta. Alcune hanno messo a repentaglio il nostro futuro, altre hanno definito la nostra evoluzione. Sono Paola Maugeri e questo è Our Stories, un podcast di Cora Media promosso dal gruppo ERA, che racconta le storie di chi ha saputo fare un uso intelligente delle risorse a sua disposizione per lasciare il segno e creare qualcosa di bello per sé e per gli altri, riutilizzando, riciclando e rigenerando. Ci sono dei fenomeni naturali che noi esseri umani abbiamo impressi nel DNA. Li abbiamo rielaborati nelle nostre menti, nei secoli e nei millenni, e sono entrati a far parte delle religioni, della filosofia, della poesia. Il buio e la luce sono un esempio perfetto. L'uno non può esistere senza l'altro. Condizionano le nostre vite, sempre. In Piemonte, vicino a Domodossola, non lontano dal confine con la Svizzera, c'è una località che si chiama Viganella, dove questa contrapposizione, chiamiamola così, è tutt'altro che metaforica, anzi è piuttosto concreta. Viganella si trova nella Valle Antrona, è circondata da alte montagne e il verde avvolgente dei boschi di abeti è la prima cosa che rimane impressa allo sguardo, insieme a una cascata che si apre a pochi metri dalla strada principale che porta al paese. Per un attimo si ha l'impressione di essere in un paesaggio nordamericano, anche se siamo a 1 ora e mezza di macchina da Milano. Poi si entra nel borgo e ci si ritrova invece in uno scenario perfettamente italiano. La piazza con la sua chiesa, il campanile che rintocca ogni 30 minuti, i vicoli di ciottoli e le case arroccate con i tetti spioventi. C'è una cosa però che rende Viganella diversa da ogni altro posto, ovvero che per 3 mesi all'anno in paese non arriva la luce del sole. Da novembre a febbraio Viganella vive in una perenne penombra. Anzi, viveva. Fino a che nel 2006 l'allora sindaco Pierfranco Midali, ex ferroviere, ha inaugurato un progetto un po' folle insieme ad un amico architetto, Giacomo Bonzani. Un grande specchio di 40 metri quadrati e 11 quintali che, posto su una delle montagne che si affacciano sul paese, riflette la luce del sole e la riporta sulla piazza principale. Io lo dico sempre, prendo in giro l'architetto, dico: tu hai fatto qualcosa per cui Viganella prima non era conosciuta da nessuno, se non i residenti dell'Ossola e nemmeno tutti loro. Oggi Viganella un puntino lo è anche alla NASA. Questo per dirti, no, la popolarità che ebbe questo progetto.
di cui siamo contenti, perché quando tu riesci a portare al centro dell'attenzione una comunità che nessuno conosceva, nel contempo valorizzi la sua gente, valorizzi il territorio, valorizzi la sua storia, la sua cultura, la porti all'attenzione, e questa cosa qui ci ha gratificato, siamo stati contenti. È forse la cosa che ci ha gratificato di più. Pierfranco Midali è uno di quegli individui iperattivi, la cui energia è quasi tangibile fisicamente. Gliela si legge negli occhi azzurri perennemente entusiasti, anche quando racconta del perché Viganella, fino a poco più di 15 anni fa, era condannata al buio per 3 mesi all'anno, ecco i suoi occhi, come per contrasto, si illuminano. Viganella è il paese centrale, cioè il cuore della Valle Antrona, che è una delle valli laterali dell'Ossola. Le strette viuzze, le case addossate una all'altra, le ripide pendenze per raggiungere le abitazioni fanno capire che non era un popolo di agricoltori e di pastori. Erano minatori e carbonai. E la prima domanda che molti si chiedono quando vengono a visitare questo borgo è: perché fu costruito qui, dove il sole non lo irraggia d'inverno, e non, per esempio, un pochino più a nord, dove i raggi del sole sarebbero stati lungo tutto l'arco dell'anno? La risposta è semplicissima: perché l'energia ha sempre caratterizzato il vivere dell'uomo. Per frantumare i minerali di ferro, per la lavorazione del ferro, per produrre l'aria che alimentava le forge, quindi faceva diventare rovente il carbone che producevano, serviva l'energia. E che cosa ai tempi poteva produrre l'energia se non l'acqua del torrente? E quindi costruirono Viganella proprio a ridosso del torrente Ovesca, seppur per 3 mesi non fosse illuminata dal sole, perché l'energia consentiva la lavorazione del ferro e quindi consentiva la rendita economica per le famiglie che qua vivevano. Insomma, la collocazione di Viganella aveva perfettamente senso, era stata pensata per le esigenze dei suoi abitanti minatori. Nel secolo scorso, però, le cose sono cambiate, le miniere hanno smesso di funzionare e molti viganellesi si sono trasferiti altrove in cerca di lavoro. Una storia simile a quella di tanti borghi italiani. Ecco, oggi, venendo a mancare proprio il settore primario del lavoro, ha fatto sì che Viganella gradatamente andasse spopolandosi. Oggi il borgo conta solamente una 50ina di persone, la maggior parte di queste ritirate dal lavoro. Quando Pierfranco Midali parla di Viganella, diventa la più convincente guida turistica che potreste mai incontrare. Questa invece è la piazza Salottino che abbiamo realizzato. E una cosa emerge subito. Lui sa perfettamente che la luce è un elemento fondamentale per portare le persone a stare bene. Questo è stato il progetto che ha dato il là a tutto. Ora, io non posso fare a meno di chiedermi come gli sia venuta in mente quell'idea. Quella dello specchio che ha riportato la luce in paese. Lo specchio nasce come idea nel 1999. Quando ebbi la fortuna, insieme l'onore, di diventare il sindaco di questa comunità. Come primo lavoro, proprio per dare un segno di rinascita del paese, volli rimettere a posto la piazza del paese, che non esisteva. L'architetto Bonzani di Villette, un amico, un collega di lavoro, redasse il progetto. Siccome mi sono sempre piaciuti gli orologi solari, la gnomonica in sé, le meridiane, ne ho una anche sulla facciata della mia abitazione, chiese all'architetto, lui che oltre che essere, diciamo così, architetto è anche gnomista, cioè se tu gli dai le caratteristiche, le coordinate del posto, ti disegni una bella meridiana, dissi: crea una meridiana, un orologio solare, in modo che la gente che viene qui, anche senza l'orologio, può dilettarsi nel leggere l'ora reale sulla parete della chiesa. E così lui si mise all'opera. Quando si apprestò a disegnare la parte invernale, quella che dall'11 novembre va al 2 di febbraio, le dissi: architetto, rompi con una linea spezzata la tua meridiana, perché qui, in questo periodo d'inverno, non lavorerà mai. Lui si meravigliò, chiese il perché e io spiegai come la dorsale alpina, quella catena di monti che separa la Valle Antrona dalla Valle Anzasca, ci ostruiva l'illuminazione solare diretta per 83 giorni. Dall'11 novembre al 2 di febbraio. Torniamo alla meridiana, io dissi all'architetto: rompila con una linea spezzata. Lui non volle e disse: no, da qui, dall'11 novembre al 2 di febbraio,
la faccio tratteggiata, come se fosse la faccia nascosta di un solido che c'è ma tu non vedi. E ancora adesso la meridiana è lì da vedere, tratteggiata, con la scritta Sine Sole. In quel periodo Viganella non ha il sole. E lì nacque una sfida dal basso, le più belle, quelle più caratteristiche tra due amici. Gli dissi: architetto, tu che hai la cultura, la scienza, hai studiato, studia qualcosa per portare il sole qui d'inverno. E io che faccio l'amministratore ti assicuro che vado fino in fondo e lo realizzerò. Ma era quasi una battuta, uno scherzo. L'architetto invece prende la sfida molto sul serio. Presenta un primo progetto che però non va bene perché è troppo complicato. Poi torna da Midali con una seconda idea, quella dello specchio. Questa invece si può realizzare. Lui arrivò con questo progetto, io a quel punto non potevo più tirarmi indietro e la cosa fu realizzata. E nessuno, né io, né l'architetto, nemmeno quelli della squadra municipale che avevamo con noi, pensava ad una riuscita così evidente e così, diciamo così, grande del progetto. E sapevamo che era una novità assoluta, ma poi la cosa a livello mediatico prese davvero un'onda di difficile immaginazione e arrivò un po' ovunque. Qui mi preme sottolineare un punto. No, perché raccontata così l'idea dello specchio sembra quasi semplice. In realtà però, per realizzarla, è stato necessario mettere insieme competenze molto diverse tra loro ed un apparato tecnologico in grado di dare al progetto quella precisione che lo rende così efficiente. Lo specchio di Viganella è un cocktail tra fisica, astronomia, matematica e tecnologia. Sono 40 metri quadri di superficie riflettente fatta con acciaio inox super mirror, 40 metri quadri mossi da pistoni idraulici che seguono lo specchio nelle due funzioni, una alta zimutale e una est-ovest, quindi praticamente il sole che si abbassa durante l'inverno e si rialza in primavera, e quello movimento tipico est-ovest da quando sorge a quando tramonta, lo segue per poter riflettere la luce del sole sempre su un unico punto, che è la piazza del paese. La tecnologia ci ha permesso di far sì che lo specchio faccia il movimento esatto e contrario di quello che fa la Terra ruotando intorno al sole e catapultando, proprio perché ruota al contrario, l'immagine, o meglio i raggi del sole, direttamente sulla piazza senza la minima vibrazione. È impercettibile. L'occhio umano non percepisce il movimento continuo che lo specchio fa per riflettere la luce sulla piazza. Pierfranco Midali sembra persino modesto nel raccontare l'idea straordinaria che ha avuto. Allora provo io ad aggiungere un paio di elementi sull'impatto positivo che la sua intuizione ha generato. Non solo lo specchio ha restituito ai cittadini di Viganella un senso di comunità e la voglia di ritrovarsi, persino nei mesi invernali, nella piazza del paese illuminata. Ma soprattutto, la popolarità di Viganella derivante dallo specchio ha rimesso in moto anche la macchina del turismo, al punto che una delle tante dimore abbandonate è stata rigenerata e trasformata in una bellissima locanda pronta a ospitare viaggiatori che prima non si spingevano fino a qui. Infine, l'innovazione dello specchio ha suscitato ammirazione anche al di fuori dei confini italiani, tanto da guadagnare una nomination ai prestigiosi World Technology Awards di New York nel 2013, praticamente gli Oscar dell'innovazione per la sostenibilità del design concepito nel totale rispetto della montagna. Cercando Viganella sui motori di ricerca ci si imbatte in una foto davvero stupenda, scattata il 17 dicembre del 2006, il giorno dell'inaugurazione dello specchio. È in bianco e nero e mostra un gruppo di signore e signori, per la maggior parte anziani. Ci sono anche delle signore con il fazzoletto in testa annodato sotto il mento e portano tutti degli occhiali da sole pazzeschi. Sembrano molto felici e ridono mentre vengono inondati dalla luce. Inizialmente però alcuni abitanti di Viganella erano un po' scettici sulla riuscita del progetto e, come racconta lo stesso Midali, lo specchio ha avuto due battesimi. Secondo me ci sono due primi giorni. L'inaugurazione, tantissima gente in piazza, nessuno rifiutò di venire, né i rappresentanti, diciamo così, politici. C'era il rappresentante della regione, c'era un senatore della Repubblica, c'era il comandante dei carabinieri, quello della Guardia di Finanza, quello dei Vigili del Fuoco, c'erano tutti.
ma c'era tantissima gente. Ma quella fu, paradossalmente, la seconda volta che si illuminò la piazza del paese. Perché? Perché per vincere lo scetticismo della gente, io dovetti caricarmi sulle spalle uno specchio da mobiliere, un metro per un metro, salire in cima alla montagna mentre l'architetto rimaneva in piazza del paese, per dimostrare alla gente che era scettica perché non conosceva le leggi della fisica, della riflessione della luce, dell'astronomia che si poteva... E salendo su in cima alla montagna con questo specchio, proiettando il raggio che arrivò diritto sulla piazza del paese, questa missione consentì di vincere lo scetticismo della gente che vide la luce arrivare sulla piazza e credette che il progetto poteva essere realizzato. All'inizio di questo episodio vi ho raccontato che la penombra di Viganella è stata in qualche modo anche un'opportunità che l'allora sindaco ha saputo cogliere. Quel paese, che nessuno conosceva, è improvvisamente finito sui giornali, sui media, sulle rotte turistiche. Così Viganella si è messa al passo coi tempi, rinforzando anche i servizi, compresi quelli tecnologici, come il Wi-Fi. Lo specchio ci fece capire non solo che dovevamo allargare la ricettività di questo villaggio, ma soprattutto dovevamo conferirle la caratteristica della modernità. Anche in un villaggio remoto, sperduto, anche negli angoli, diciamo, montani più abbandonati del nostro territorio, la tecnologia oggi è fondamentale. Oggi il turismo occupa non tantissimi, ma diversi operatori locali. Chi ha investito, e soprattutto ha investito anche sfruttando l'idea dello specchio e i turisti che con quell'idea vennero e continuano a venire sul territorio, ha investito bene, perché è riuscito a dare qualità al suo servizio, al suo settore, unendo poi il turismo ambientalista, quello naturale, piuttosto che quello escursionistico, che in zona già si faceva ma che nessuno conosceva. Ecco, questo aspetto di miglioramento della parte turistica del piccolo villaggio alpino è un altro di quelle, diciamo così, cose che sono nate a seguito dell'illuminazione solare riflessa. Ma l'aspetto che più sta a cuore a Pierfranco Midali è un altro, è quello legato alle abitudini quotidiane del paese. Quando venni ad abitare, perché io non sono nato in questa comunità, venni ad abitare qui dopo che mi sposai con Paola, io notai subito come il cuore di Viganella, cioè la piazza del paese, era viva, attiva, pulsante durante il periodo primaverile estivo e si spegnesse durante il periodo invernale, quando il sole non c'era più. La piazza era un brulicare di bambini che giocavano, di persone che conversavano, di gente che passava, che transitava in estate. In inverno era praticamente una landa desolata. Allora ecco che l'aspetto socializzante di portare un raggio di sole proprio per favorire la permanenza in piazza della gente anche d'inverno è una delle cose che maggiormente mi convinse a realizzare l'opera. Ed in effetti così avvenne, soprattutto per esempio dopo la messa domenicale, che è uno dei riti a cui la comunità teneva maggiormente, ci tiene ancora oggi, anche se oggi purtroppo le chiese sono quasi deserte perché le persone sono rimaste davvero poche. Da marzo a novembre lo specchio di Viganella è a riposo, riprende il suo lavoro in inverno quando c'è più bisogno di lui. Ma anche quando è spento è visibile a occhio nudo sulla montagna che sovrasta il paese, se si aguzza un po' lo sguardo. Pierfranco lo osserva dalla piazza e racconta che a un certo punto avrebbe voluto che lo specchio catturasse anche la luna. Adesso lo vedi, riflette le nuvole, perché essendoci le nuvole nel cielo, lui essendo rivolto verso l'alto, vedi il bianco delle nuvole che passano all'interno della parabola riflettente. Una delle cose belle che abbiamo fatto, e c'era l'ingegnere qui, anche se abbiamo tribolato tantissimo, è catturare la luna piena all'interno dello specchio, e proiettarne i raggi sulla piazza. Perché Viganella, come ha 3 mesi d'assenza di sole in inverno, 3 pleniluni, quella di giugno, luglio e agosto, non li vedi proprio per lo stesso effetto, perché la montagna te li nasconde. E allora un anno, ad agosto, si catapultò la luce lunare qui.
Basta davvero poco per lasciarsi trasportare dal fascino di un paese come Viganella. E allora voglio continuare a portarvi lì, in giro con Pierfranco, ad ascoltare anche storie di fantasia, ad esempio. Qui si dice che la notte di San Giovanni, a giugno, si veda e si senta alla sera quando il sole tramonta, le streghe che passano e senti il frusciare del mantello. Si dice che qualcuno qui abbia visto il mantello nero delle streghe in origine, no? Che risiedevano al Pilette. C'è ancora la tradizione delle streghe del Pilette. Sono quelle leggende che si raccontavano ai bambini. E qui effettivamente la sera di San Giovanni c'è un proprio per l'incastro tra le varie vie, il vento che lascia come un leggero un fruscio. E si dice che se ti giri di scatto vedi il mantello nero della strega che scappa. Lo raccontiamo ai bambini. È carina la cosa. Le storie locali, quelle non leggendarie, diciamo così, sono altrettanto interessanti. Quella porzione di Val d'Ossola è particolarmente affascinante ai miei occhi, non solo perché la montagna che la circonda è spettacolare, con i suoi alberi e le sue cascate, ma anche perché a pochi passi da Viganella c'è una piccola comunità buddista. Allora, la frazione di Bordo è la frazione più alta del territorio di Viganella, è diciamo colonizzata dai primi anni 80 del secolo scorso da una comunità di mitteleuropei buddisti. Bravissimi, perché hanno rimesso a posto una frazione che noi avevamo abbandonato. Era la frazione in origine più ricca di Viganella perché era la più vicina alle miniere di Ogaggia che davano il ferro, e quindi per lo stesso discorso dell'economia vivevano là per la vicinanza, costruivano e tutto. Dal secondo dopoguerra fu abbandonata, quindi considera dagli anni 50 fino agli anni 80, per 30 anni rimase abbandonata, le case cominciavano a crollare. Poi sono arrivati questi ragazzi buddisti, hanno cominciato a fermarsi lì e rimettere a posto una, due, tre, le hanno comprate. Adesso è un centro spirituale bellissimo che meriterebbe di andare a vederlo. Mi piace raccontare che mio padre ha sempre sostenuto che le cose vanno riparate e non semplicemente buttate via appena ci sembrano inutili. Anche per questo la storia di questa piccola comunità buddista che vive in mezzo alle montagne mi colpisce molto. Poi ripenso alla storia di Viganella e penso che anche questo paese in fondo è sopravvissuto per lo stesso motivo. Qualcuno ha intuito il suo potenziale e ha cercato con amore di farlo emergere, riportando alla luce un'energia rimasta a lungo nell'ombra. La modernità è arrivata anche qui, ma con una rispettosa delicatezza. Anche la tecnologia mi sembra fedele al carattere del luogo. Non ha snaturato la sua identità. Poi Pierfranco aggiunge qualcos'altro, qualcosa che mi tocca, perché ha a che fare con il rispetto per l'ambiente in cui si vive, con il dare e con il ricevere, con il fare parte in maniera bella e sana di una comunità. Sono quelle cose che ti segnano anche nel profondo, perché ti lasciano non la soddisfazione, ma comunque l'idea di essere riuscito a fare qualcosa per la tua comunità. E guardate, l'aver fatto qualcosa di gratuito, cioè aver sfruttato la tecnologia, il sapere, la conoscenza per mettere a disposizione un progetto realizzato della popolazione senza avere nulla in cambio, è forse una delle cose più belle. Cioè, non dobbiamo pensare sempre allo sfruttamento della montagna come una risorsa per poter produrre ricchezza. Senza la pazza idea di Pierfranco, chissà, forse non avrei mai sentito parlare di Viganella. E a volte ci penso, alle cose che mi perdo, che ci perdiamo. A quanto di bello ci sia nel mondo che ancora non abbiamo visto. Alle persone che vivono un rapporto semplice e autentico con la natura. Alla ricchezza rigenerante che questo porta con sé. Our Stories è un podcast di Cora Media promosso dal gruppo ERA. La cura redazionale è di Ilaria Orru e Antonella Serrecchia. La supervisione editoriale è di Sara Poma. Musiche, sound design e post-produzione di Francesco Ferrari per Frigo Studio. Il fonico in presa diretta per questo episodio è Davide De Benedetti per Filmico.